Oggi proviamo a prendere un treno in India. Cosa mai potrà andare storto, giusto? Un disastro! È il viaggio per l'inferno! Come dici? Hai gli incubi quando viaggi contro l'Italia? Da noi le carrozze fanno ugualmente schifo e sono sempre in ritardo? Come darti torto, non sai l'ansia ogni volta. Andare a Milano in treno, ma ti assicuro che non hai visto nulla. Se ti piacciono le pazzie, quelle vere, dovresti prendere un treno in India. Ora facciamo un gioco. Chiudi gli occhi insieme a me e prova a immaginare. È mattina presto, sei appena arrivato in stazione, stai camminando verso il binario e... Ma cos'è sto odore? Chi è che fa il pesce alle 7 del mattino? Ma no, no, non è pesce. Qua è morto qualcuno e se lo sono scordato sulle rotaie. E poi cos'è sto casino? Capi! E quello là in fondo chi è? Ma cosa c'hai in mano? Sto impazzendo, lo sento! Ecco, adesso riaprili e benvenuto alla stazione di Mumbai! Ma facciamo un passo indietro. Prima dobbiamo arrivarci in stazione. Devi sapere che in India persino camminare per strada può essere difficoltoso. Per le strade di Mumbai, ecco quello che troverai. Attenta la c***a per terra, altrimenti la schiaccerai. Un po' come un giovane Alberto Tomba, devi costantemente fare slalom tra voragini, mucche sacre. Ce l'abbiamo fatta! Mucche passate, proseguiamo. Olè! Sputi e liquami corporei non ben definiti. Il tutto accompagnato da estenuanti... Un profumo di p***o! Sì, ma dai che c'era già niente nuovo di zecca, Potevamo tirarlo su, ovviamente. Cambiavamo i nostri. Ma sei sicuro che c'è la stazione? C'è scritto così. E da un traffico che le code in autostrada di Ferragosto sembrano una passeggiata di salute. Pure attraversare la strada è un atto di coraggio non indifferente. Stiamo cercando di attraversare la strada, ma come vedete è praticamente impossibile. E se pensi che la gente sia tutta calma e gentile, o sei stato qui con l'agenzia turistica a farti da baglia H24, o non ci sei mai stato. Se vai in giro per i fatti tuoi, può essere uno dei peggiori posti del mondo. Finalmente, dopo mille peripezie, eccoci qua, la stazione vittoriana dei treni locali, giusto? Sì, che si chiama Shivaji Maharaj Terminus. Vabbè, ma le sai tutte te, oh. Ma quanta gente c'è? Ok, dai, vediamo di fare subito il biglietto, così ci leviamo dalle scatole. Ma scusa, ma come funziona qua? Le file non le rispetta nessuno. Quello dietro mi alita sul collo e continua a spingermi. Davanti ti si infilano da ogni dove senza ritegno. Di sto passo lo facciamo domani mattina sto biglietto. Dopo 10 minuti buoni di pogate, manco fossimo ad un concerto metal, riusciamo nell'impresa. Mo via dritti verso la carrozza. E cosa abbiamo qui? Una pitti selvatica. E dietro di lei un bel carico di pesce. Marcio, sì, con 40 gradi all'ombra, quindi sicuramente fresco. Cosa dici, Pitti? Vabbè, almeno ti svegli bene, no? Ti tiri su bene. Mi ero svegliata già bene, adesso non mi ero abbonato, meno male che non ho fatto colazione. Beh, ma scusami, una bella briochina con un branzino... Marcio. Che testa. Vabbè, va. Saluti dalla stazione centrale. Eccolo qui il nostro trenino che ci porterà a Aurangabad. Com'è Tapi il vagone Lerciume? E siamo saliti, signore e signori. Qua ci sono le nostre valigie. Qua c'è l'aria condizionata direttamente dal 1945. E la Pitti sana come un pesce. Dove sei maestro? E com'è sto Splinter? Guarda che Ce ne sono tre. Ah, allora sono più maestri Splinter. Sì. Va quanti osti. Ritornano nella tana. Però come passano sotto? Tra. E stiamo partendo. Sarà pure screncio, in compenso però sono più puntuali che Trenitalia. 12.10 e 12.10 si parte. Visto, alla fin fine ci siamo preoccupati per nulla. Abbiamo tutta la carrozza per noi. A few moments later. Il caldo comincia a farsi sentire, e non solo per i ventilatori del 15-18. Ormai la carrozza è talmente piena che pare una tonnara più che un vagone. Pitti, è il viaggio per l'inferno questo.
Se dovessi scrivere un libro in base a questa esperienza, probabilmente il titolo sarebbe Come sentirsi a proprio agio viaggiando col Circo Orfei, ma nel 1950, ecco. Sì, questo potrebbe rendere l'idea. E mentre sei lì, seduto in mezzo a sta bara onda, cominci a sentire una voce che ti chiama. È il tuo io interiore. Pian piano ti lascia andare ed entra in uno stato catatonico di trance. Forse è questo di cui tanto parlano i guru. Tutto intorno a te cambia. I bambini appesi alle cappelliere scompaiono e nemmeno la gente coi piedi scalzi che si fa la pedicure a 5 cm da te ti infastidisce più. Sei ormai prossimo al nirvana, lo senti. È un piccolo rumore di fondo che si fa sempre più forte. O forse lo confondi con gli scatti fotografici che il tuo vicino ti sta facendo approfittando del tuo nuovo stato alterato. Quando ormai tutto sembra scivolarti addosso, intravedi la sagoma di una persona in lontananza che si avvicina. E poi... poi arriva lui. Ma guarda cosa sta arrivando, ma cos'è il Balrog? Tu non puoi passare! Ma cosa c'hai in mano? Se mi cadono in testa i cannelloni faccio una fine bruttissima. Ma cosa c'ha lì? Ma ti trasporterà un quintale di pasta? Ah, sono patatine, madonna. Meno male che si è fermato, va. Cominciavamo a pregustarci l'imminente arrivo, ma come il classico boss di fine livello si presenta dinanzi a noi per l'ultima estrema prova. Ma non si capisce un c***o, ragazzi, non si capisce una beata m***a. Ma non si capisce niente. Osti che becca in mano tutti, osti. Un disastro. Ma chi è che si è comprato? Oh, ma mi sta venendo in faccia qua. Osti che prendo un cannellone qua nell'occhio, mi acceca, eh. Ci sono anche i popi. Madonna. Ma che disastro! Ma chiamate qualcuno! Vabbè, venimi in braccio! Siamo ancora vivi, Tapi! Dopo 12 ore di viaggio, infinite, in realtà sono 4 e mezza, ma sembrano effettivamente 12. Abbiamo finito! Siamo forse giunti a destinazione. È finita, sì! Festeggiamo come capita il Cannavaro. Alza l'alta perché oggi è più bello essere italiani. Alza l'alta, capitano. Siamo arrivati ad Orania. Come? Dobbiamo prenderne un altro? No, eh? No! Che dici? Vi abbiamo inculato? Eh già, avevi ragione, Mazzuna cara, guarda come ti indica fiero. Che ti dice? Ve l'abbiamo messa nel... Vai a Mumbai, dicevano. E ti divertirai. E ti divertirai, dicevano. E invece... Volevi, eh? Viaggia in India. È un posto che ti cambia la vita. Letteralmente...